Buongiorno ragazzi e bentrovati in questo nuovo episodio del vlog. Qualche settimana fa, durante la recensione del Ninebot E22, che se non avete visto trovate qui, avevo promesso di parlare un po' più nello specifico della mobilità a Londra. E quindi oggi finalmente è giunto il momento di mantenere questa promessa. Ma prima, sigla! Iniziamo facendo un po' di chiarezza. I mezzi di trasporto pubblico qua a Londra sono gestiti dalla TfL, che sta per Transport for London. Questo sistema a primo impatto può sembrare molto complicato ed effettivamente è molto 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 complesso. Ma questa complessità è solo a livello concettuale. Infatti, all'atto pratico poi, sia per le persone che la utilizzano in giorno, sia per chi magari viene qua anche per la prima volta, risulta molto molto facile nel suo utilizzo. I mezzi di trasporto della TfL includono la Tube, ovvero la metropolitana, i bus, che sono i classici bus, quelli rossi a due piani, simbolo di Londra, la DLR, che è una sorta di Tube, però viaggia in superficie, è molto più leggera e soprattutto è senza pilota, il che è anche abbastanza inquietante le prime volte che lo vedi, l'Overground, che anch'essa viaggia in superficie ed è più o meno come i nostri treni. Continuando poi con le funivie, i tram, i battelli e anche le biciclette a noleggio. Infatti c'è un servizio in collaborazione con Santander con il quale vai, noleggi la tua bicicletta, trovi delle diverse colonnine nel centro della città, noleggi la tua bicicletta e paghi per il tempo di utilizzo. Beh, la figata qual è? Che tutti questi mezzi di trasporto sono completamente integrati e se tu ti vuoi spostare da un qualsiasi punto all'altro della città, puoi star certo che anche se devi prendere due, tre, quattro tipi di mezzi differenti, spostarti diventa facilissimo. Io lo dico sempre, sono qua ormai da più di 2 anni. Ho sempre guidato, ho sempre avuto la macchina da che avevo 18 anni. Quindi quando stavo in Italia non ho mai avuto la vera necessità di utilizzare i mezzi di trasporto. Però, soprattutto a Roma, qualche volta mi è capitato e era un patema d'animo. Perché oltre a non sapere se passava l'autobus, e quindi questa era la prima cosa, dovevi capire quale autobus prendere, dove prenderlo, le indicazioni erano un disastro e soprattutto poi le condizioni stesse dei mezzi erano penose. Poi magari in altre parti d'Italia non è così, però io parlo dell'esperienza romana. Già a Cagliari era molto diversa, a Cagliari i mezzi di trasporto erano molto 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 meglio. Qui invece posso dire che al 200% i mezzi di trasporto funzionano e funzionano bene. È vero, molte volte non sono nuovissimi, parliamo magari della Central Line che è una linea che è abbastanza vecchia, però i mezzi sono regolari, frequenti e soprattutto arrivano puntuali. Una parola a noi sconosciuta, ma arrivano puntuali. È anche vero che sono parecchio cari, però sono soldi che gli dai con piacere. In ogni caso, volendo aprire una piccola parentesi, qualora non ci fosse il modo per utilizzare i mezzi pubblici, la città comunque è fornita di taxi, Uber, Ola, in più tutti i vari servizi come Zipcar, dove vai, prendi la macchina, la utilizzi, finisci, sblocchi l'app, ciao, hai pagato la tua macchina, la lasci lì parcheggiata e il problema è risolto. Però vabbè, quelle sono cose che comunque si trovano tranquillamente anche in Italia. È comunque un servizio che c'è, quindi qualora voleste venire, siete comunque coperti al 200%. Allora, come ho detto anche nel video dell'East Village, Londra è divisa in 9 zone concentriche, dove la zona 1 è la zona più centrale e la zona 9 è quella più periferica. Questa cosa influenza i piani tariffari quando decidiamo di prendere la metro. Mi spiego meglio. Quando si vuole prendere un mezzo di trasporto inglese, lo si può pagare in 3 modi. Il primo è utilizzando i classici biglietti, ma onestamente è un metodo che non utilizza più nessuno. Gli altri due invece includono, uno, il classico abbonamento, e in questo caso si può fare un abbonamento che va ad esempio da zona 1 a zona 3, oppure da zona 1 a zona 6, oppure da zona 3 a zona 6, e via discorrendo. Oppure si può decidere di utilizzare l'opzione Pay As You Go. L'opzione Pay As You Go sta per il pago all'utilizzo. Quindi quando mi serve il mezzo di trasporto, pago, tappo con la mia carta e pago.
mi spiego meglio. Per pagare con l'opzione PaySugo abbiamo due modi. Il primo è utilizzare la Oyster Card. Che cos'è l'Oyster Card? L'Oyster Card è una carta, è come una sorta di carta prepagata, solo che anziché utilizzarla per pagare qualsiasi cosa, la si utilizza solo ed esclusivamente per pagare i mezzi di trasporto londinesi. È una carta ricaricabile e per utilizzarla, dal momento che è contactless, basta semplicemente appoggiarla al lettore, il classico tappare, appoggiarla al lettore che si trova all'entrata di ogni stazione della Tube o di ogni bus o funivia o qualsiasi cosa, e il lettore da quel momento riconoscerà che sta iniziando il nostro viaggio. Come fare l'Oyster Card? Semplicissimo, basta recarsi in una qualsiasi stazione della Tube e cercare una grossa scritta ticket con degli schermi sotto. Avvicinandoci allo schermo troveremo la scritta Oyster e cliccando nella barra in basso avremo la possibilità di cambiare la lingua del menu. Selezioniamo italiano e dopodiché ottieni nuova carta. In questo momento ci viene chiesto di selezionare il numero di carte Oyster che vogliamo. Lì ovviamente dipende se ce ne serve una solo per noi o anche per qualcun altro. A questo punto ci viene chiesto di aggiungere l'importo desiderato sulla Oyster. Ora, tenendo conto che il costo della Oyster Card è di 5 pound, se andiamo a caricare sulla carta 10 pound ci troveremo a dover pagare in tutto 15 pound. Se invece decidiamo di caricare sulla carta 5 pound, l'importo totale da pagare sarà di 10 pound. Una volta selezionato l'importo che desideriamo caricare sulla nostra Oyster Card, dobbiamo semplicemente procedere al pagamento. Possiamo decidere di pagare con la carta oppure con i contanti. E ritiriamo la Oyster Card. Ora, una volta che abbiamo caricato i soldi sulla nostra Oyster Card, siamo pronti a viaggiare. E nel momento in cui finiscono i fondi ci basterà ricaricarla. Come? In due modi. O attraverso l'app della TFL, che si può scaricare su ogni telefono Android, iOS, eccetera, eccetera. Oppure andare nelle stesse macchinette che abbiamo visto prima. La cosa figa è che l'opzione PaySugo può essere utilizzata anche in un altro modo, ovvero utilizzando direttamente una carta di credito contactless o un bancomat. Le carte contactless sono quelle con le tre ondine al lato, cosa che se vogliamo rendere ancora più comodo, come molti fanno, caricano direttamente la propria carta sul telefono e utilizzano Apple Pay o Google Pay e pagano direttamente col telefono. Appoggiano il telefono nello stesso lettore nel quale andiamo a appoggiare l'Oyster Card e automaticamente il sistema riconosce che il nostro viaggio è iniziato. Quindi, tornando a quanto dicevamo prima, questo è il motivo per il quale stavamo parlando della divisione in 9 zone concentriche. Perché, come ho detto prima, a differenza degli autobus, nei quali puoi salire soltanto da un'entrata, tappi quando stai iniziando il tuo viaggio, dopodiché ti puoi muovere tranquillamente per un certo periodo di tempo, che non mi ricordo se sono 60 o 90 minuti, controllo e vi faccio sapere qua sotto, però comunque per un determinato periodo di tempo indistintamente su tutti i pass e il costo del viaggio rimane sempre di £1.50. Con l'opzione PaySugo il prezzo cambia dalla tratta che si va a percorrere, quindi da zona 1 a zona 9, da zona 1 a zona 1, eccetera eccetera, e soprattutto dal fatto se si sta viaggiando in peak period oppure off peak, quindi in parole povere se è un orario di punta o meno. Questi due fattori fanno variare il prezzo. Ora verrà da pensare che magari conviene fare di più l'abbonamento dove si paga un fisso e ci si può spostare indistintamente. Però non sempre. Io ad esempio non ho mai fatto l'abbonamento, ho sempre viaggiato PaySugo perché soldi alla mano, mi conviene, pago meno viaggiando PaySugo che facendo un abbonamento. Andiamo però a vedere nel dettaglio come funzionano i mezzi di trasporto. E ovviamente la cosa più banale da fare è partire da Sua Maestà la Tube. La Tube altro non è che la metropolitana di Londra. Una piccola curiosità è che è la Tube più antica del mondo e a volte questo si vede. È stata inaugurata il 10 gennaio del 1863 e conta quasi 400 stazioni dislocate in tutto il territorio londinese. Queste 400 stazioni vanno a costruire un reticolo che è composto da 11 linee della metropolitana più due che sono una DLR e l'altra è la Overground. In più si sta aggiungendo anche l'Elizabeth, che sarà una nuova linea metropolitana, ma vabbè,
per ora sono 13 linee della metropolitana. Queste sono facilmente distinguibili grazie ai colori. Infatti abbiamo la rossa, che è la Central Line, la grigia la Jubilee, la blu è la Piccadilly, azzurra Vittoria, la nera è la Northern, eccetera eccetera eccetera. Non mi sto qua a dilungare dicendovi tutti i colori perché non ha senso. Però quello che vi voglio far capire è che questo sistema di colori unito a un'ottima segnaletica e al sistema dei punti cardinali rende facilissimo spostarsi dentro la metro anche solo con una semplicissima cartina in mano. Ora, non pensate nulla di strano, nessuno vi sta chiedendo di fare Marco Polo, ma facciamo così. Vi faccio vedere direttamente cosa vuol dire perché è più facile da fare che da dire. Ok, allora, siamo a Stratford. Come prima cosa prendiamo la nostra Oyster Card, la tappiamo nella colonnina all'entrata e si aprono le porte. A questo punto dobbiamo arrivare a Marble Arch. Fortunatamente entrambe si trovano sulla Central Line e quindi da Stratford basta prendere la rossa verso ovest e scendere alla fermata giusta. Ma Stratford è una stazione abbastanza grossa, quindi senza andare nel panico cerchiamo la linea rossa fra i cartelli. Quando la troviamo vediamo che sopra il cartello che indica le fermate, qualora queste non dovessero bastare, troveremo la scritta Westbound, perché la linea va ad ovest. Se la dovessimo prendere dalla parte opposta, troveremo la Eastbound, ovvero verso est. Stesso discorso vale per le altre linee, per quanto riguarda soprattutto il nord, quindi troveremo la Northbound e sud, ovvero Southbound. Saliamo sulla metro. Scendiamo alla nostra fermata. E seguiamo l'uscita che sarà indicata come Way Out. Per uscire dalla metro dobbiamo necessariamente tappare nuovamente l'Oyster Card o la stessa carta che abbiamo tappato quando siamo entrati. Mi raccomando, è importante che la carta sia la stessa perché è l'unico modo per consentire al sistema di calcolare il nostro percorso di viaggio e scalare la somma giusta. In caso contrario ci verrà scalato un importo molto più alto. Eventualmente potrete fare ricorso, però è una piccola cosa, basta starci attenti. Inoltre, quando tappiamo l'Oyster Card, però solo l'Oyster Card, all'uscita possiamo vedere il saldo rimasto sulla carta ed eventualmente ricaricarla se vediamo che sta scendendo sotto zero. Ora, siamo tornati in camera perché vi volevo lasciare con tre ultimi consigli per chi viaggia utilizzando i mezzi di trasporto inglesi, magari per la prima volta. Il primo è di ricordarvi di pianificare sempre il vostro viaggio. A questo proposito, un'app fondamentale è CityMapper. CityMapper è facilissima da usare, basta inserire il punto di partenza, la destinazione e il sistema automaticamente ti calcolerà tutti i vari tipi di percorso a seconda del fatto che tu voglia usare solo bus, solo tube, bus e tube assieme, se tu vuoi prendere il percorso più veloce e invece il percorso più economico. E la figata è che i percorsi che ti vengono calcolati sono tutti in tempo reale, sia per quanto riguarda il tempo, sia per quanto riguarda il costo che tu andrai a sostenere percorrendo quella tappa. Consiglio numero 2, sulle scale mobili tenete la destra. Io personalmente rimasi impressionato la prima volta che venni a Londra per questo motivo, perché vidi una coda dentro la metropolitana, una coda lunghissima di persone che stavano aspettando per salire sulla metropolitana e la parte sinistra era completamente vuota, solo un paio di persone la percorrevano. Questo perché la parte sinistra, e infatti vedete anche il reminder quando voi salite sulla tube, vedete il reminder please keep the right, quindi per piacere tenete la destra, perché la parte sinistra è dedicata alle persone che sono di fretta e quindi la devono salire. E se rimani fermo sulla sinistra si incazzano come degli struzzi. Quindi fidatevi, ci tengono perciò. Sulle scale mobili sempre a destra. Il terzo, sembra scontato ma ci tengo a sottolinearlo, pagate sempre il biglietto. I mezzi di trasporto a Londra sono carissimi, sì.
però qua la prendono veramente molto sul serio. Dico questo perché ci sono alcune stazioni della DLR, ad esempio, dove tu entri, puoi salire sulla DLR senza nessun tipo di barriera o blocco. Ci sono le colonnine e l'accesso è virtualmente libero, quindi se tu volessi potresti entrare fisicamente senza pagare. Però spesso passano i controllori, appoggiano il tuo telefono alla macchina e possono controllare se tu hai pagato o meno. E credimi, su questo sono veramente molto molto rigidi. Detto ciò, chiudendo anche la sessione dei consigli, vi ringrazio per essere rimasti con me tutto questo tempo. Lo so che questo video magari è stato un po' più lungo, però volevo essere il più dettagliato possibile. Per qualsiasi domanda che doveste avere potete contattarmi direttamente nel mio account di Instagram personale, che vi ricordo è questo, AlexDamiano90. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, qua vi dovete iscrivere perché stiamo crescendo sempre di più. Mettete mi piace il video e condividete. Io vi ringrazio ancora una volta, vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima con un nuovo episodio del vlog. Ciao!